Cristiano Vignali per la notizia.net in compagnia di Graziano Paoloni, autore del libro Sulla via del sale, un libro che avete scritto con quale finalità? Allora, il libro è stato scritto a quattro mani da me e dall'ingegner Angelo Panzone. L'obiettivo era quello di riportare alla luce il vecchio percorso dell'antica via Salinas, che dalle saline di Città Sant'Angelo permetteva di trasportare il sale, di approvvigionare questo prezioso bene, l'approvvigionamento di questo prezioso bene verso le popolazioni stanziate nell'Abruzzo interno. Da questo approccio storico si è successivamente passati a un approccio turistico, per questo ringraziamo il GAL Terre d'Abruzzo. Abbiamo partecipato a un bando che abbiamo vinto con i comuni di Bisenti, Arsita, Castiglione e Castilenti, e l'obiettivo è quello di creare un percorso a mobilità lenta, una greenway e nello stesso tempo un historic trail che possa permettere ai potenziali turisti di visitare l'Abruzzo interno, ma soprattutto di valorizzare quello che era il vecchio percorso dell'antica via di Salinas. Perché via del sale? Via del sale perché la via Salaria, perché era una via di commercio che incontrava la via della transumanza, il sale è fondamentale per la dieta della pecora, e questo percorso che dapprima partiva dalla zona più o meno dei grandi alberghi dovevano essere abitate le antiche saline di Angrum e dell'Agera Trianus verso l'interno, poi raggiunse il Campus Salinarum di Roma dove erano le saline del Tevere, e quindi il congiungimento delle due saline portò alla nascita dell'antichissima via Salaria. Grazie.